Ciao a tutti, bentornati e continuiamo a parlare di Lucrezio e adesso approfondiamo un po' il pensiero di Lucrezio. Allora, quindi vi invito a guardare il video precedente perché abbiamo affrontato la vita un po' difficile da descrivere di Lucrezio. Allora, andiamo avanti, il pensiero. Lucrezio può essere definito un'eccezione nella poesia romana perché è quello che meno possiamo etichettare come poeta classico. E vi ho spiegato schematicamente il perché. Il primo motivo per cui è difficile etichettare Lucrezio come poeta classico è che i termini e le immagini che lui utilizza per raccontare, per spiegare, nascono da una profonda tensione e sofferenza che in qualche modo sono del tutto lontani dalla quella compostezza classica, cioè Lucrezio ha uno sfogo quando scrive. In effetti lui sfoga in toto quelli che sono i suoi pensieri, quindi li racconta con il tormento, con la passione, con tutto quello che lui ha dentro, ignorando il filone, diciamo, di scrittura dei classici. Quindi lui è proprio se stesso, lui si esprime. Il secondo motivo è che nella sua opera manca un riferimento alla vita politica dell'epoca, cosa che era molto comune tra i poeti classici. Il terzo punto è che lui diffonde molto il concetto di rinascita universale e questo lo distingue dai poeti classici. Cioè, potremmo definire Lucrezio un autore che ha guardato oltre, cioè lui ha espresso i suoi pensieri senza rimanere in quelli che erano in qualche modo diciamo degli schemi precedenti, cioè gli autori precedenti a lui avevano seguito uno stile, lui lo ha creato il suo stile e lo ha fatto inconsapevolmente, cioè non voleva creare il suo stile, lui ha solo espresso se stesso, esprimendo se stesso è venuto fuori e non è facile farlo rientrare negli schemi degli autori precedenti. Lucrezio ha realizzato un'opera che è molto diversa appunto dalle altre, questo perché nella sua opera lui ha tradotto, diciamo, quello che possiamo descrivere come un aspetto quasi schematico, scientifico dell'universo, quindi lui ha raccontato l'universo non seguendo le teorie universali oppure quelle che sono in qualche modo quelle scientifiche, ma lui ha parlato dell'universo traducendolo in versi poetici. Allora lui ha avvicinato la scienza e la poesia, quindi ha sì parlato dell'universo, ma lo ha fatto utilizzando dei versi poetici. Il secondo motivo perché la sua opera è un'opera molto diversa dalle altre è che ha rifiutato le teorie teologiche. Allora ragazzi, ricordiamoci che stiamo parlando di un'epoca in cui quello che diceva la Chiesa, la traduzione della Bibbia, era considerata legge, quindi il dogma, cioè le realtà espresse dalla Chiesa, anche se non sembravano veritiere, dovevano essere accettate. Dogma vuol dire che devi accettare una verità anche se non c'è una logica. Lui rifiutava tutto questo e non partiva dall'idea che quello che avevano riportato i teologi e quindi la religione era pura verità. Lui aveva messo in dubbio tutto e in questi suoi dubbi aveva creato una nuova visione della realtà. Quindi il secondo punto è che rifiuta le dottrine teologiche. Il terzo punto è che lui aveva dato valore alla centralità e al potere dell'uomo, cioè lui aveva dato, ancor prima di tutti, una spinta a rivedere l'energia, come sfruttare al meglio l'energia dell'uomo, cioè lui aveva cominciato a mettere in dubbio il fatto che esistesse un universo che si muoveva, un Dio superiore che muoveva i fili e che praticamente gestiva la vita degli altri, cominciando a pensare che in realtà il vero costruttore, promotore, ideatore della realtà è proprio l'uomo. Quindi il terzo punto, diciamo, che allontana dalle opere classiche è il fatto che lui dà centralità al potere dell'uomo. Un'altra caratteristica di Lucrezio è il suo pessimismo. Allora, diciamo che è stato definito il pessimismo, essendo un grande pensatore, lui diceva tutto il contrario di tutto. Quindi, da una parte noi possiamo vedere quanto lui a volte si sia dannato, no? Nella sua opera, si è dannato nel pensare ad alcune cose, quindi questo pessimismo è venuto fuori. Il pessimismo perché era evidente in alcune parti dell'opera. La prima è quando lui descrive la morte, quindi quali sono le immagini e le parole che utilizza per descrivere la morte.
il secondo, diciamo, il secondo tratto in cui viene fuori il suo pessimismo è la raffigurazione, quindi come descrive la natura, e la descrive ostile, desolata e maligna, cioè di quanto la natura, per quanto sia la, intorno a noi la creatrice della nostra realtà, però allo stesso tempo ci può anche punire in maniera molto maligna, quindi la forza spaventosa della natura. Il terzo punto è che quando viene fuori il pessimismo, quando descrive la peste che flagellò Atene nell'epoca di Pericle nel V secolo a.C. Lucrezio qui fa un'analisi dettagliata, sempre tradotta in versi, della descrizione di Tucidide, e traduce, insomma, l'opera di Tucidide quando parla appunto della peste, la traduce anche questa in versi, cioè alla fine lui addolcisce, rende in versi, fa diventare poesia anche dei fatti che sono stati reali, utilizzando però a volte dei termini che sono surreali, cioè lui li descrive così come li ha percepiti, così come lui li vede. Allora però, ecco la conclusione alla quale vi volevo portare: se da una parte però Lucrezio parla del suo pessimismo e racconta di questo pessimismo in maniera anche molto dannata, però d'altra parte lui non fa che ricordare, quindi c'è anche un aspetto più ottimistico, quanto la filosofia e la ragione possano essere la salvezza dell'umanità. Allora ragazzi, detto questo, la mia riflessione è stata che come i dubbi sono importanti, no? Quando noi vediamo qualcosa e ci viene un dubbio e ragioniamo sul fatto e quindi ci diciamo ma forse non è proprio così come lo vediamo quel qualunque evento, quindi in questo caso potremmo dire il suo pessimismo da cosa nasce? Da una serie di dubbi, quindi lui guarda la natura e dice sì, per carità, bellissima, però sa essere anche molto crudele, quindi parla delle malattie, dei virus, brutta parola. Questi dubbi però sono stati importanti perché hanno nutrito delle buone idee, quindi diciamo a volte il dubbio non lo dobbiamo soffocare perché poi magari ci fa nascere delle idee brillanti. Detto questo, vi invito a scaricare la mappa che troverete al di sotto di questo video. È una mappa molto schematica, io mi sono aiutata insomma con un evidenziatore, in questo caso di un altro colore, quindi ho scelto questo rosa fluo, perché cambiando il colore degli evidenziatori, delle penne, delle matite, di quello che preferite, potete ricordare meglio, perché la vostra memoria insomma è più stimolata di fronte al colore. Quindi ovviamente ricordo sempre che le mappe nascono per i ragazzi con disturbi di apprendimento. Spero, mi auguro, quindi datemi consigli se devo migliorare, di essere molto chiara. Sono lineari, quindi non potete mai perdere il filo del discorso, la dovete guardare, ascoltare il video anche più volte, quindi aggiungere magari informazioni che vi sembrano interessanti e le potete aggiungere, sottolineare le parole, aiutarvi con l'audio che vi aiuta nella prima lettura, scaricare la mappa, ascoltare l'audio che vi aiuta nella prima lettura, mettete mi piace se vi è piaciuto questo video, seguitemi sui social, ma soprattutto guardate il prossimo video perché continueremo a parlare di Lucrezio. Bene, vi mando un bacio forte e studiate. A dopo!